Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il Barbiere. Parleremo della sfida di domani sera tra Juventus e Milan per la Supercoppa italiana. Ne parleremo con delle ospiti speciali dalla parte del Milan. Parleremo anche ovviamente del lato Juventus. Lo faremo come sempre in compagnia però di Furio Fedele. Ciao, Claudia, buonasera a tutti. Buon calcio, riprende il campionato il prossimo weekend. Ma domani c'è appunto questa super partita. Eh che farà, sta già facendo parlare di sé per l'importanza ovviamente della sfida Mila-Juventus, ma anche perché ci sono dei risvolti e delle novità di mercato che ci verranno svelate da... Marco De Micheli che ci segue dal collegamento in questo momento con il Milan Club Femminile Stella di Saranno, tra poco ci collegheremo con loro. Prima li vedete già lì eh, in onda. Prima voglio ricordarvi però i nostri numeri. Quelli per intervenire e partecipare alla puntata potete chiamarci allo 031 33 00 655 oppure mandare un messaggio tramite WhatsApp o sms al 335 70 84 396. Direi di andare a salutare a questo punto Marco dal Milan Club Femminile Stella di Saronno. Buonasera Marco! Ciao, buonasera Claudia, buonasera Furio. Sì, ci troviamo qui in questo club femminile, esattamente come avete detto voi, Milan Club Femminile Stella di Saronno. Un club che eh, è giunto al suo 48esimo anno di esistenza, che conta più di 100 iscritte dai tre mesi in su, ci dicevano prima eh, le nostre amiche. E io direi di partire subito con una domanda, chiedendo un po' com'è questo club, come sta vivendo questo momento del Milan, ad Alberta, che è la presidentessa e figlia della fondatrice di questo club, sì. perché questo club è una storia di Milano e anche di famiglia un po'. Sì, infatti l'ha fondato mia mamma nel 71 e, e noi continuiamo, sia io che mia figlia. Ciao Furio! Ciao ciao Alberta, <ride> buonasera a tutti. No, ma Marco, le, eh, le prendo a tre mesi perché poi, sai, a tre mesi già possono prendere delle strade sbagliate. quindi... Per coltivare eh, fin esatto. da subito il progetto. Bisogna stare molto attenti giusta. perché succede di tutto, no? al di, di là degli scherzi sono. Delle grandissime amiche e soprattutto delle grandissime tifose del Milan. Alberta, pensavo che ci fosse una delegazione a Jeddah, ma non è così. No, non è così perché è una trasferta un po' strana questa. Sinceramente non siamo d'accordo con la scelta che ha fatto la Lega Calcio. Perché per noi donne specialmente ci sono stati dei grossi problemi. Infatti quando ehm, hanno scelto questa destinazione abbiamo subito detto che non andavamo. Ecco, Perché quindi non... è stata proprio una vostra scelta o avete provato? Sapevamo che dovevamo modo? andare. È stata una vostra scelta non andare cioè, fin dal momento in cui sono uscite, è uscita questa sede oppure avete provato ad andare in qualche modo? No, è stata una scelta perché l'abbiamo ritenuta sbagliata da subito, eh, anche perché all'inizio ci siamo un attimino informate, però sapevamo che dovevamo andare eh, in un settore da sole e non, non abbiamo ben capito se come... Donne potevamo andare da sole o dovevamo essere comunque accompagnate fino a un certo punto, e poi dovevamo andare da sole al terzo anello, eh, problema poi per il visto, problema per un... cioè troppe cose negative, dal coprire i tatuaggi. Io non ho problemi perché non ne ho, però ehm, anche questo era un problema. Di conseguenza, ecco, diciamo sono contenta che si... per le donne. Si entrava in una sfera che poi esulava da quella calcistica, per cui forse tanto valeva seguirla da casa con un tifo adeguato? Eh sì, sono contenta. Non, non è proprio la stessa cosa, eh, soprattutto per chi è abituato ad andare sempre allo stadio. Però domani sera le nostre amiche seguiranno la partita da una location particolare. Mi sposto un attimo su Miriam, che è la figlia appunto. Di Alberta, perché domani sera non potrete essere allo stadio, non potrete essere a Jeddah, però non la guarderete comunque da casa. No, è arrivato un, in, un invito molto gradito dal Milan e vedrà una piccola delegazione di noi a casa Milan a tifare i nostri ragazzi con gli altri tifosi. È stato comunque un bel segno: nel senso che noi sapevamo che scelte di location e limitazioni varie. Era già uscito sia come Milan Club che tutto, ma il Milan non poteva farci niente, però è comunque un bel gesto da parte della nostra società questo invito. Quindi vi sono venuti un po' incontro, capendo magari anche le vostre difficoltà e le difficoltà per raggiungere questa cosa. Cioè, noi siamo felici nel senso che ci abbiano invitato e sempre la disponibilità della nostra società però non ci siamo solamente noi, cioè la scelta della location è stata un po' difficile. Il problema è che sono usciti tutti adesso dopo Natale col problema della location, che era un problema che a noi già nel, mesi fa nel momento della scelta c'eravamo preoccupate e mosse quando in, ok, scelta della location, parti subito con l'organizzazione, era un aspetto e, e tutte le problematiche che sono emerse solo adesso che noi c'eravamo già noi come non che il Milan non se ne fosse accorto però adesso è esplosa un po' la bomba sui media e tutti che si interessano però noi infatti la scelta l'avevamo già presa mesi fa quando c'era il momento di decidere andiamo o non ecco, andiamo Marco 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 quindi appunto un problema che era già noto per voi Entriamo sì. nel vivo della partita anche se mancano poco meno di 24 ore si giocherà domani sera il fischio di inizio alle 18.30, saranno le 20.30 a Jeddah. Innanzitutto una, una domanda che è più che altro vuole essere una previsione, forse una speranza in un senso o nell'altro, eh, sia ad Alberta, a Miriam e poi ovviamente a tutte le altre tifose del Milan. Higuaín deve restare o no? Andiamo diretti, quindi Higuaín deve restare sì o no? Eh, non lo so. L'importante è che segni domani, poi dopo vedremo. Una volta che ha segnato domani, e magari ci ha aiutato in qualcosa, poi scelga quello che vuole. Insomma. Quindi un gol domani potrebbe, potrebbe fargli perdonare qualche musone, qualche faccia triste di questi giorni. Vabbè, non è che è sempre stato triste, però insomma, qualche, magari qualche gol, così recupera il rigore sbagliato con la Juve. Miriam, cosa dici? che è un attaccante, quindi mal di pancia, possono essere dovuti società, ma anche non segna. Se rimane felice di rimanere, sono felice anch'io. Allora, Veriamo. secondo me, visto che vedo che c'è giustamente grande diplomazia, di cui non resta il Milan, addirittura potrebbe ripartire da Jeddah direttamente per Londra per raggiungere il Chelsea, per raggiungere... Sarri, e ormai le conferme, correggimi se sbaglio Marco, che piante che il polacco del, del Genoa possa essere il suo degno sostituto, almeno così si spera. Ormai le conferme. Deve essere arrivato anche l'ok ok di preziosi. Di preziosi si parla di un prestito oneroso, poi ovviamente di un obbligo di, di riscatto. Insomma, anche la vicenda ai guaino ormai ai titoli di coda. È chiaro che se segna deve segnare per riscattare quello che ha fatto contro la Juventus nella partita d'andata in campo e anche fuori. Il gol deve essere quello decisivo, deve, deve consegnare, sarà molto difficile, però sperare non costa nulla. Deve consegnare la Supercoppa d'Italia al, al Milan. Ecco Furio, ti faccio una domanda Prego. che poi rivolgiamo anche alle nostre tifose a Saronno. Secondo te, visto appunto la situazione e eh, le chiacchiere di mercato che riguardano i Guain, è il caso di farlo partire titolare? Può trovare gli stimoli giusti ugualmente, o magari eh, sarebbe meglio dare spazio a Cutrone che sembra invece partire dalla panchina? Beh, certo, se lo fai partire dalla panchina già lo metti in difficoltà, diciamo che è abbastanza lo dai fragile, vinto, lo, dai, lo dai per vinto. È giusto, è giusto partire col 4-3-3, è giusto partire con un centravanti solo, è giusto partire con Iwaim. Del resto, Cutrone dimostra sempre di essere l'attaccante giusto al posto giusto, visto che quello che ha fatto contro la Sampdoria in una partita che era sicuramente difficile ed era anche questa decisiva per la stagione. Del Milan, il fatto è che quella maledizione della maglia numero 9, un'eredità lasciata da Filippo Inzaglia addirittura nell'estate del 2012, continua a ripetersi in maniera sempre più fragorosa e addirittura clamorosa, trattandosi di Guain, adesso la, la vestirà Piotec quasi sicuramente. Ecco, Marco, a proposito, le cifre di, questa, di questo affare Piotec, tu le conosci nel, nel dettaglio, si, basta, si parla di un prestito oneroso, ovviamente di un, di un obbligo di riscatto. Tu sai esattamente i contorni della situazione allo stato attuale delle cose? Sì, la valutazione totale che il Genoa fa di Piante è di 40 milioni di euro. Eh, in questo senso, bisognerà poi trovare la formula giusta perché Preziosi e il Genoa vorrebbero cedere l'attaccante a titolo definitivo. Il Milan, sappiamo che visti i problemi col fair play finanziario, la sentenza dell'UEFA, il ricorso al TAS, non può al momento fare un'operazione di questo tipo probabilmente si farà un prestito alto con diritto o obbligo di riscatto a seconda di quello che poi ehm, accorderanno le due società però siamo sui 40 milioni di euro di valutazione di Piontek il Milan che oltre ai primi contatti col Genoa i sondaggi le telefonate di questi giorni ha avuto anche una, un contatto con gli agenti di Piontek ha già ricevuto il sì dell'attaccante al trasferimento ovviamente Piontek è arrivato soltanto sei mesi fa in Italia però ha fatto benissimo segna praticamente Ogni domenica calcia di destro, di sinistro, colpisce di testa. Quindi, al momento è sicuramente la miglior sorpresa del campionato di Serie A. Il Milan ha individuato in lui l'alternativa giusta ai Higuain, anche meglio di Morata, che magari era un giocatore con più esperienza Morata, internazionale. Dopo chiediamo, magari. Morata, anche Morata è, una, è una seconda punta, un attaccante esterno. Ecco, Marco, ne parleremo ovviamente fra poco. Sì. Adesso. La Adesso linea. io mi collegherei in qualche modo al, al discorso perché l'operazione Piontech dipende da, dall'operazione Iguain e quindi collegata anche alla Juve. A tal proposito eh, chiamerei in causa il direttore di tutto sport Xavier Iacobelli. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a Ciao Xavier, a tutto buonasera, tutto sman, buonasera, grazie Grazie per essere con noi. Allora, quest'operazione è realistica quanto può essere <ride> immediata? Il mercato è Ricco di storie e di matasse particolarmente intricate, come quella che riguarda i perché gli attori eh, in calcio sono diversi. Il fuori classe argentino che rammentiamolo, è passato in estate dalla Juventus al Milan in, con la formula del prestito, eh, non con obbligo di riscatto, ma con diritto di riscatto. La Juventus stessa che evidentemente sa. Che qualora in questa sessione invernale di mercato Higuain non cambiasse squadra, alla fine della stagione tornerebbe a Torino. Il Chelsea, con Sarri che dall'estate scorsa insegue Higuain, ma si scontra con la volontà della signora Marina Granoscaia che è l'amministratrice delegata del Chelsea, che ha ribadito non più tardi di oggi come giocatori ultra trentenni non facciano parte del piano di investimenti sul mercato del Chelsea tenuto anche conto dell'ingaggio di Guaini che oscilla attorno ai 9 milioni di euro netti a stagione che diventerebbero 27 milioni e 54 lordi perché il giocatore argentino chiede un contratto triennale al Chelsea e poi c'è il Genoa con la questione Pionte, che oggi pomeriggio il direttore sportivo Pirinetti ha dichiarato che eh, la società Rosso -Blu potrebbe prendere in considerazione una cessione immediata dell'attaccante polacco ma senza ricorrere a quelle che ha definito strane formule, cioè il prestito con obbligo con diritto di riscatto, e la valutazione base di 40 milioni di euro. E poi c'è il Lipsia, che eh, è la società interessata a Cialanoglu, che sarebbe il giocatore che il Milan potrebbe sacrificare per trovare il denaro necessario ad acquistare Piontek. Come si vede. La matassa è particolarmente ingarbugliata. Questa sera a Jeddah è in programma un incontro fra i dirigenti della Juventus e del Milan. Allo stato attuale però una cosa è certa, come lo stesso Gattuso ha dichiarato durante la conferenza stampa, ovvero che Higuain sarà in campo domani nel King Abdullah Stadium contro la Juventus. Ecco Xavier, ma lo stesso Gattuso oggi in conferenza stampa ha domanda precisa ha garantito ovviamente che Higuaín um, sarà il titolare, come giusto che sia, però quando gli hanno chiesto, ma ti dispiacerebbe, eh, te, te lo aspetti, insomma, di non rivedere più Higuaín al ritorno a Milanello, al ritorno in Italia, lui ha detto, Dico, ma non mi dispiacerebbe più, più di tanto, come del resto lo stesso Gattuso più volte ha fatto intuire, anche ma, pur mantenendo ovviamente la linea societaria... Più che della riservatezza, diciamo della, della protezione per quanto riguarda Wayne eh, che la situazione era abbastanza fluida, per non dire ormai compromessa. Innanzitutto, tu ti saresti mai aspettato un flop come quello di Wayne Perché di flop bisogna parlare: otto reti segnate, sei in campionato, due in Europa League col Milan eliminato, soprattutto un Wayne irriconoscibile. In campo che non è riuscito assolutamente a riconfermare nulla della sua precedente carriera fra River Plate, Real Madrid, eh, Napoli e Juventus. Il giudizio su Higuain non può che in questo momento essere sospeso, per questo motivo è vero che ha segnato 8 gol nell'arco di 20 gare ufficiali fra campionato e coppe, è altrettanto vero che l'attaccante argentino abbia pagato in prima persona con quei due mesi di astinenza dal gol la scarsa fonte di rifornimenti del gioco Milanista, gli infortuni di Biglia e di Bonaventura. Hanno determinato pesanti ripercussioni circa la capacità del centrocampo di sorreggere la manovra offensiva del Milan stesso. Tant'è vero che, secondo me, Gattuso sta facendo veramente miracoli perché all'inizio del giro di ritorno, il Milan, nonostante le catombe di infortuni che è stato costretto a registrare negli ultimi due mesi, è a un passo dalla qualificazione alla Champions League, lo dice la classifica e certamente anche in Coppa Italia intende arrivare il più lontano possibile. Io credo che il Milan inteso come dirigenza, in particolare Leonardo, abbia commesso un clamoroso autogol la settimana scorsa, tirando la frecciata di Guain quando Leonardo l'ha invitato a pedalare per usare il suo lessico, e secondo me questa sortita avrebbe avuto maggior significato se fosse stata fatta durante... Il periodo più acuto della crisi realizzativa di Higuain, ma avendo segnato l'Argentino nell'ultima gara del 2018, in questo momento doveva essere sostenuto, non criticato. Però secondo me, Savier, permettimi Prego. se Prego. Ti, voglio fare, ti voglio dare un motivo di riflessione durante la breve pausa, diciamo invernale, la, quella settimana di sosta. Deve essere successo qualcosa di strano a livello proprio mh, di rapporti fra Higuaín e il Chelsea, il fratello Nicolas che praticamente ormai è ospite fisso a Londra, perché conoscendo Leonardo eh, quella sua sfuriata, quella sua uscita non poteva essere certo dettato né dal nervosismo né da una giornata storta. Evidentemente casa Milan sapeva che Higuaín stava spingendo, stava facendo l'impossibile per lasciare il Milan, soprattutto per, tornare, per andare al Chelsea e per tornare quindi da Sarri. Qualcosa ci deve essere stato, altrimenti, come giustamente dici tu, era troppo, sembrava gratuita. Io ho chiesto a Maldini, ma come hai visto Higuaín? Era, era appena arrivato dall'Argentina, Paolo mi ha risposto giustamente su quelle che potevano essere anche le conseguenze del gol contro la Ma poi è partito Leonardo come un fiume in piena e ha detto quello che ha detto. Probabilmente la situazione si era già ossidata, ma certamente sì. Questo è una, come dire, uno scenario che deve essere contemplato. Io credo che in questo momento la cosa più importante per il Milan, visto che siamo a ridosso di, una, di un appuntamento tanto impegnativo quanto prestigioso, perché rammentiamo come lo stesso Milan il 23 dicembre 2016 conquistò la sua ultima Supercoppa italiana, e la finale di Doha, proprio contro la Juventus. Quindi in questo momento io ritengo che Gattuso giustamente chiede e pretende dai Gwen il massimo impegno nella finale di Jeddah. Dopodiché vedremo come si svilupperanno le diverse trattative perché eh, lo scenario è tale eh, che può ammettere e può consentire qualunque tipo di conclusione da qui al 31 di gennaio, proprio perché sono diversi i club interessati e i personaggi interessati. Tutto dipende comunque da una signora, cioè la signora Granovskaia. Che se decide di cambiare idea e quindi di aprire i cordoni della borsa e quindi di investire su Higuain, può sbloccare una situazione che in questo momento è magmatica, ma che non presenta vie di soluzione allo stato attuale. Poi il mercato, Furio, tu ve lo insegni, si fa minuto per minuto e ciò che è certo in questo momento potrebbe non esserlo più domani. Un flash sulla Juventus, insomma, il Milan è in oggettive difficoltà. La Juventus invece viaggia come era prevedibile con il vento in poppa. L'approccio a questa Supercoppa d'Italia è serio, concreto, ma è una Juventus che sembra imbattibile e inarrestabile. Sarà così anche domani sera secondo te? Allora ah, sulla carta Furio, la Juventus parte favorita. Lo certifica la graduatoria alla fine del giro d'andata nel massimo campionato, lo ribadisce anche la condizione di forma generale di una squadra che è allinea. Il suo grande valore aggiunto, che si chiama Cristiano Ronaldo, che domani disputerà la 25esima finale della sua carriera, ne ha vinte 17, indossando le altre maglie di United e di Real Madrid. Poi però si tratta di una partita secca, di una partita unica, di una finale che non prevede una gara di ritorno, ma semmai un appendice dei supplementari e dei rigori. Un dato incontrovertibile è che in questo momento la Juventus stia molto bene nonostante l'assenza di Manzocchi in attacco. Poi vedremo se il campo confermerà queste sensazioni, queste impressioni della vigilia. Ecco, anche Allegri ha dichiarato infatti che i 22 punti di vantaggio sulla nella partita secca in fondo non, non contano. Quindi eh, l'approccio però, Xavier, ti è sembrato comunque diverso visto che il Milan è arrivato a Jeddah. Giorni prima rispetto alla Juve, la Juve ha aspettato eh, la partita di Coppa Italia, poi insomma è partita un po' più con calma. Ti sembra che eh, sia in qualche modo meno interessata, o comunque no, no, no. gli interessa fare sempre l'Ample nel meglio? Cioè? No, no, la Juventus è più che mai interessata a conquistare eh, questa Supercoppa, anche perché Massimiliano Allegri diciamo a un fatto personale con questo tipo di competizione ne ha vinta una con il Milan e una con la Juventus, ma eh, ne ha perse altre due eh, per uno che negli ultimi quattro anni e mezzo ha conquistato quattro scudette di fila e quattro Coppe Italia consecutive, arrivando per due volte in finale di Champions League nell'arco delle quattro edizioni precedenti l'attuale, è chiaro che eh, il rapporto con la Supercoppa debba evidentemente eh, vedere impresso una stazzata e quindi c'è anche, anche questa motivazione ma in realtà credo che eh, la Juventus tenga moltissimo questo trofeo così come tiene moltissimo il Milan perché proviamo ad immaginare quali sarebbero le ripercussioni molto positive dal punto di vista psicologico, dal punto di vista morale, dal punto di vista del prosieguo della squadra rossonera in campionato senza dimenticare l'Europa League, senza dimenticare la Coppa Italia. Grazie Xavier, gentile come sempre, buon lavoro a te e agli amici e colleghi di Tutto Sport e vedremo domani sera poi chi avrà ragione, soprattutto vedremo quale sarà il destino di Goin? Grazie ancora e Grazie. Buon, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, buona Grazie. serata. Grazie. Furio, io direi di tornare da assolutamente, assolutamente sì. da Marco anche per approfondire i temi in qualche modo toccati durante la telefonata con il direttore di tutto sport. Marco, chiederei alle nostre tifose se temono. Innanzitutto, questa Juve che è assolutamente da temere, ma se, chi ha più da perdere tra la Juve e il Milan in caso di sconfitta? Ronaldo fa paura oppure sapete come, sapete come fermarlo? Speriamo di sapere come <ride> fermarlo: <ride> nel senso che, vabbè, sulla carta partiamo da sfavoriti, però. <ride> anche, due anni fa, anche due anni fa il Milan partiva da sfavorito nella Supercoppa, e poi, però, è andata, è andata bene per i tifosi rossoneri, no? È quello, nel senso che si parte senza magari non grandissime speranze, però ci crede, come sempre fino all'ultimo si tifa e si spera. E deve essere ancora una volta Higuain, quindi come ultimo regalo, poi in attesa di capire quello che succederà, però e... se lasciasse con un gol contro la Juve contro cui lui è stato e... espulso, sbagliato il rigore. anche Cutrone, eh? Va benissimo, <ride> va benissimo anche Cutrone. Se fa due gol ancora come domenica, come sabato va benissimo. Ecco e Marco. Poi la Juve è arrivata tardi perché siccome l'anno scorso noi siamo arrivati tardi e abbiamo vinto, allora ci ho voluto copiare. Ho copiare. Ecco Marco, Marco sì, il direttore Iacobelli mi è sembrato un pochino più cauto sullo sviluppo di questa, di questa situazione. Il nodo ovviamente è il Chelsea perché che non vuole investire in maniera così... Uh, profonda, così importante su un ultra trentenne e Milan potrebbe appunto anche sacrificare Cialanogur per prendere Piantec, però non è che può tenere Piantec, Cutrone e ovviamente Iwain a questo punto. Quale potrebbe essere il colpo di scena o uno scenario diverso rispetto a quello che abbiamo fatto eh, nel, nel precedente collegamento? Sì, l'operazione è difficile perché ci sono tanti tasselli da incastrare. Normalmente in una trattativa c'è una società che vende, una società che compra e il giocatore, è assistito poi dal procuratore. In questo caso ci sono il Milan, che è la società che dovrebbe vendere, ma in realtà non vende perché Higuain non è di proprietà del Milan. Il Chelsea, che è la società che vorrebbe comprare, ma non vuole neanche comprare con così tanta convinzione perché vorrebbe appunto un prestito. C'è Higuain e poi c'è la Juventus, che è la società che in realtà. È titolare del cartellino di Guain, quindi bisogna accontentare più parti per questo l'operazione è difficile. C'aranoglu la... è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che ha richiesto. Lipsia è pronto a offrire 20, 22, anche 25, magari milioni di euro per averlo. Fino a questo momento, Gattuso, però, si è imposto con Leonardo, non vuole lasciarlo partire. E questo ovviamente poi ha delle influenze anche al resto del mercato, perché il Milan dall'eventuale partenza di Guain non incasserebbe i soldi poi da andare a reinvestire però, su Pionte. Però, ne risparmierebbe, i soldi deve trovare. però Marco risparmierebbe i eh, residui eh, 9 milioni lordi di ingaggio e soprattutto altri 9 milioni di prestito. Il prestito globale era di 18 milioni di Il euro. Prestito 19. da 18 milioni. Esatto, quindi risparmierebbe, quindi avrebbe da gestire... 18 milioni di euro. Ecco secondo te eh, Cialanoglu, eh, sì però il sacrificio di Cialanoglu diventa importante ma anche con Suso che non è al meglio della condizione perché questa pubalgia va e viene, non è gestibile, eh, Cialanoglu rischia di, di restare bloccato. Ma temo che poi alla fine è il Milan società che decide un po' i destini di questo mercato così delicato che non è di riparazione ma addirittura è di ristrutturazione, anzi di ricostruzione di questo Milan. Sì, è un mercato che non è come normalmente ci aspettiamo, un mercato di gennaio per una grande squadra. Solitamente i grandi club a gennaio fanno poco, soprattutto lavorano in uscita per quei giocatori che non riescono a trovare spazio. In Milan invece si trova nella situazione, anche per colpa di tanti infortuni, parlavamo prima di Biglia, Bonaventura, soprattutto a centrocampo ci sono stati tanti problemi. In Milan in questo momento dovrebbe comprare almeno due giocatori, un attaccante... E un centrocampista sono i profili di cui hanno parlato Leonardo e Gattuso già da dicembre. I problemi anche a livello economico di queste settimane stanno un po' frenando queste, queste speranze, questi programmi. Per cui io penso che l'uscita di Higuain sia necessaria all'eventuale ingresso di un altro attaccante, Piontek in prima fila o chi sarà però. In ogni caso ci deve essere un'uscita di, di Higuain, perché altrimenti ritrovarsi in rosa, come dicevate prima in studio, con Cutrone, Higuain e Piontek rischia di ingolfare ancora di più l'attacco del Milan, invece che fare un favore a Rino Gattuso. Ecco, Marco, a proposito, eh, non si parla più del centrocampista, è sempre Sensi? Il Milan sta lavorando sotto traccia per questo giocatore, o ci potrebbe essere qualche altro candidato? Sì, Sensi è l'obiettivo numero uno è chiaro che in questo momento il Milan è concentrato su, altre, su altri programmi è concentrato sulla, sulla Supercoppa Italiana è concentrato appunto sul caso attaccante quindi Guain e Piontec, però poi andrà risolta anche questa questione relativa al centrocampista. Carnevali che è il direttore generale del Sassuolo ha detto che non intende lasciar partire eh, i giocatori, quindi che sia Sensi o anche Duncan, che è un altro nome che piace al Milan in prestito con diritto di riscatto è chiaro che il Milan poi se vorrà prendere anche il centrocampista dovrà fare uno sforzo a livello economico, vedremo. La priorità in questo momento è risolvere la questione attaccante, quindi Higuain e Piontec. E io penso che al rientro da Gedda, nel giro di due o tre giorni, si capirà meglio quale sarà il futuro dell'attacco del Milan. Quindi, se Higuain resterà oppure se andrà al Chelsea, se Piontec arriverà o resterà al Genoa. Una volta risolta questa questione, poi gli ultimi dieci giorni di mercato saranno probabilmente destinati appunto al centrocampista. L'incontro di questa sera. E sarà fondamentale, ma prima andiamo di farci rispondere, esatto, perché telefonata. abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Mi, senti? Mi senti? Sì, sì. buonasera. Oh, buonasera, buonasera. Silvio da Como al Buonasera Silvio. Buonasera, Tutto, sì. il mio grande, eh, sono un grande stimatore di Federio. Va bene. Grazie. Silvio. Io sono, sono un tifoso del mio, esattamente certo. del mio, perché ultimamente non andiamo. Da... Allora, a Riccela sì, chi chiaramente partiamo battuti perché loro hanno due squadre e mezzo, non... va bene. Però Pensi anche fa... l'altra Ma... volta a Doha parlava... partivamo so, so. battuti e poi è andata abbiamo, bene abbiamo, abbiamo un piccolissimo vantaggio che non gioca Mandzukic che a noi segna sempre. Giusto? È e è poi vero. che c'è del Donnarumma che si deve riscattare queste quattro papere che ha fatto nella finale di... Di due Però papere, devo gravi, di... Sì. Ecco, devo dire una cosa. Io da tifoso milanista non voglio più giocatori juventini che vengano a Milano perché mi hanno rotto le palle, scusa il termine, Prego. perché prima è arrivato quello là che giocava in difesa, ma questo qui prende 9 milioni, io ma sì, no, vado, la colpa sarà anche nostra della società, basta, non voglio più juventini tra i piedi, non, non li sopporto questi qua, anzi io fossi tutte le società, le lascio là. Lasciano là tutti i giocatori, almeno avranno 200 milioni da pagare di euro, che si arrangino, con il mercato è tutto su. E eh va bene. Sì, L'ultima roba, farà sì. nocciolo sì. e andrà a pedibali, perché non, non è <ride> Insomma, vabbè, là, il giocatore da Milano. Come quell'altro là, biondino che gioca sulla fascia laterale, quel biondino lì, Castiglieco. Lì. Ma eh beh, lì non lì. è male Castiglieco, neanche eh, Castiglieco le piace una rivoluzione Curio. non è male ma che lì può giocare in prima che fa il bravo dai. <ride> adesso abituato va a... bene a un bambino che si chiama Gulli devo vedere il Castiglieco giocare al barone no dai grazie Silvio. Ciao, ciao. Grazie, grazie Silvio va bene grazie Silvio giocare al balone no? vuol dire giocare a pallone non facciamo la tra traduzione la traduzione soprattutto è per, per me, me. Esatto. il concetto comunque era chiaro per no, fortuna adesso c'è per... la pubblicità per così fortuna, Silvio esatto, si era raffredda possiamo riprenderci Silvio esatto si, si raffredda un attimo, noi torniamo tra poco, parleremo ancora di Milan con le nostre tifose e poi di tutti gli altri argomenti della giornata. Tra poco. <ride> Trovati, seconda parte del barbiere. Ci eravamo fermati e ci fermiamo subito. Ci eravamo fermati con la telefonata di un tifoso. che era, Silvio, Si sfogava Silvia, per la situazione del Milan. Sentiamo chi c'ha il telefono adesso? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Chi sei da dove ci chiami? Me parla con me? Sì, sì, sì sono Marco. Marco da... Buonasera, Marco. Da Marco da Milano. Prego Marco, eccoci. Pronto? Sì, sì, Marco, siamo qua. Prego, ah, la domanda. Prego pure, ah, sei in diretta. Ok, eh, sì, ecco. Eh, sono Marco D'Aminano. Sì. Sì. Dici tutto, eh, Marco. Furio. Sì. Furio, ci conosciamo. Io certo. Te. Certo. Dimmi tutto. Ok, niente. Sono Marco di Marco Nico dello dell'Oscricione. Conosci? Ah, sì, sì, assolutamente sì. Dimmi ah, ecco. pure, Marco, tifoso del... Niente, del Milan. Ovviamente, del Milan. certo. Ovviamente. Niente, io sono un po'... Un po' demoralizzato per, per, la, per, per la squadra che abbiamo. Comunque sono fiducioso della nuova proprietà, eh, Marco, ma secondo domani... te, Marco, Marco andiamo al sodo. Il deve restare o deve andarsene? Non ho capito, scusa. Iguain deve restare al Milan o deve andarsene al Chelsea o dove ah, meglio crede. Allora, eh, per me Huain al Milan è sprecato perché non abbiamo una squadra adeguata per lui. Però dato che viene dalla Juventus io non ho molta simpatia per i Juventini, quindi dovrebbe andare via. Ecco, quindi questa la mia. E domani mia... sera come vedi la sfida? Il Milan parte battuto, forse strabattuto o c'è un margine comunque per poter conquistare un risultato, addirittura una coppa, anzi una supercoppa insperata in questo momento? No, il mio non parte battuto perché la partita bisogna iniziare sullo 0-0. Chiaramente loro sono più forti, però se ci mettiamo grinta a cuore, come Gattuso vuole far vedere, io sono sempre fiducioso. Tutto qua, ecco, Ad esempio, non so se hai sentito prima: eh, sia il direttore Jacobelli sia Marco De Michieri di calciomercato.com, un esperto di mercato, danno. Probabile, quantomeno molto richiesto, Cialanoglu in partenza per la Bundesliga, per il, per il Lipsia. Secondo te Cialanoglu va ceduto, va sacrificato o va trattenuto a tutti i costi come vuole lo stesso Cattuso? Guarda, fondi una porta aperta, io di, di, della rosa che c'è a Milano, ben pochi giocatori sono da, da, da Milano, io ho abituato ad altri giocatori. A quello erano abituati tutti. Però insomma. Ecco, comunque... ecco lo sacrificheresti? Questo significa che non è tra quelli che reputi da Milan? Io, ripeto, io lo sacrifico se ne prendo uno migliore di lui. Però se non mi mettete un nome a posto suo, lo terrei. Ecco, se da cioè, va via lui, se prende un giocatore. Beh, forte, sai, adesso allora... c'è anche. Adesso se, se arriva Piontek e va via Irwin e tieni Cutrone e magari prendi anche un altro attaccante una terza punta rischi di poter giocare anche col 4-3-1-2 sì, con Suso trequartista e con due attaccanti giovani perché Beati loro, Piontek e, e, e Cutrone insieme fanno 45 anni e quindi potresti anche cambiare modulo evidentemente certo. perché non saresti più costretto a far giocare il Cianovolo. Certo, Certo, esatto, bravo una definizione molto esatta quindi Niente, speriamo, speriamo. Poi allora. io sfondo, una, devo dire una cosa sull'allenatore. Io voglio tanto bene a Gattuso, però per me, per il Milan, dovrebbe esserci un allenatore un po' più, eh, no. un po più allenatore. Ti più... prenderesti in questo momento? No, Meglio l'anno prossimo. Prenderei nessuno, andrei, andrei avanti con Gattuso fino a, fino a giugno. E poi a giugno fare un progetto anche con l'allenatore, un altro tipo di allenatore, ecco tutto qua, un po' più. Ma non lo so, sai comunque, Marco, è difficile l'ambientamento. Ammesso che sia uno straniero, potrebbe essere anche lo stesso Conte, ma non credo. È difficile l'ambientamento in Serie A, è difficile l'ambientamento a Milanello, è difficile l'ambientamento a Milano. perché cui, ogni volta, se ricominci da capo, comunque sprechi quel poco pochissimo che comunque si è riuscito a costruire comunque vediamo speriamo per domani sera la partita è molto difficile vedremo che cosa succederà grazie Marco Proviamo. buona serata grazie, grazie, grazie Marco ciao, ciao, buona ciao. serata Grazie. Ciao, ciao. Ecco, la parola torna ai nostri, anzi alle nostre amiche, perché l'intruso è Marco De Micheli. <ride> in questa serata esatto, sì, esatto, è una, esatto, una serata del al Milan Club Stella di Sanono, ecco, Siete Con Milan, modgio come al solito in tutto il mondo ormai è così. Coinvolgi anche altre tifose del Milan, io voglio sapere da loro chi sarà Oltre a Higuain, chi potrebbe essere l'uomo partita, l'uomo che può veramente risolvere questa, questa gara a favore del Milan? Sì, abbiamo cambiato le due la tifose in prima, sì. in prima linea: sono Liliana e Sara. E allora chiediamo a loro un po' chi si aspettano che possa essere il giocatore decisivo al di là di Higuain, magari Pacheta, come l'avete visto a Genova contro la Sampdoria? Sì, Pacheta potrebbe essere una soluzione, ma credo che potrebbe essere Romagnoli quindi Romagnoli che tanti gol ha già fatto quest'anno soprattutto nei minuti finali potrebbe essere ancora decisivo eh, io ho una passione per Pungiglione Cutrone cioè c'è poco da fare, confido in lui e a Genova mi ha sbalordito, veramente ha fatto un supplementare favoloso e speriamo, speriamo secondo anche me... dalla panchina come spesso gli capita sì 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 ma anche dieci minuti lui può essere decisivo tutto sta nella sua forma mentis se entra con il piglio giusto, con la grinta giusta sa fare, è ecco, giovane Marco. secondo me mette una marcia in più Marco torniamo da, sì. da te tra pochissimo perché è arrivata un'altra telefonata, pronto? Sì pronto, sono Attilio ciao Furio! Attilio Buonasera, grande! Attilio. Mi mancavi Attilio, ciao, non c'è niente bravo, da dire, tutto bene, eh? tutto bene come vedi siamo qua, Attilio vai ciao, perché grazie, abbiamo, abbiamo un collegamento con Jedda fra poco per le ultimissime ciao, di Mila sì. Juve, dimmi tutto Attilio sì. Ma ah perché domani sera non ce n'è per nessuno, eh, Furio? Cioè in che senso? Sei ottimista o no? E sono ottimista, sono Juventino, Furio. Vabbè, ah allora avevo capito. E allora non facile. avevo dubbi. Furio. Eh lo so. Claudia eh. che sempre bellissima. Eh. Grazie, <ride> grazie, <ride> grazie Attilio. Vabbè, Forza, grazie, Juve. Tiglio. Quindi hai già fatto il pronostico. Secondo me neanche la vedi la partita. È tutto scontato per te. Lui l'ha data già per, per certa. Bene. Speravamo di trovare uno. un tifoso milanista. In realtà ottimista Beh, verso questo. Sembrava avevo intuito, un per... Attilio galvanizzato. uno dei nostri, lo salutiamo assolutamente. E, bene, direi che a questo punto possiamo ritornare, Marco per completare la panoramica e io vorrei sapere anche eh, da, da Saronno e dal Milan Club Stella se siamo veramente vicini a una svolta. E la Supercoppa darebbe tantissimo, soprattutto a livello di morale, ma l'obiettivo principale è e resta il quinto posto. Che cosa manca al Milan? Un attaccante, un centrocampista, eh, che cosa bisogna fare per arrivare quinti quest'anno? quarti, scusami quest'anno. Sì, quarti con il ritorno in Champions League. Infatti le nostre amiche si erano un po' no. stranite quando no, hanno sentito questo stato mi ha... Mi, ha mi, ha <ride> mi ha inebriato, se così si può dire. L'obiettivo è tornare in Champions League, che è una competizione in cui il Milan ha sempre fatto molto bene. Chi serve per arrivare in Champions League? Quindi, uscito Higuain nel nell'ipotesi che Higuain Venga ceduto, Pionte può essere il nome giusto, c'è qualcun altro che secondo te può essere il rinforzo giusto per arrivare al quarto posto? Eh, è una bella domanda. Purtroppo eh, l'ultimo periodo del Milan ha dimostrato che non sempre magari il grande nome può essere decisivo per una svolta per quello che è la nostra situazione attuale. Secondo me il vero lavoro non deve essere fatto tanto in un acquisto mirato, ma nella gestione dell'acquisto eventualmente che si fa. Quindi saperlo far rendere al meglio, c'è proprio un discorso di, di testa, di rimettersi insieme e saper sfruttare al meglio le risorse, perché secondo me le risorse. Volendo, già ci sono. È discorso, già la rosa attuale va bene. È, è semplicemente un discorso di saper funzionare insieme, questo è. Quindi dopo Huain sì, sì. e Bonucci, perché dobbiamo ricordare anche Bonucci, che l'anno scorso è arrivato, e non ha fatto bene. Chi può essere il rinforzo giusto in questo mercato? Il rinforzo giusto sono d'accordo con Sara, secondo me è la squadra. Nel senso che quando non hai il campione che ti fa la differenza, e è chiaro che né Bonucci né Higuaín sono dei campioni, sono dei buoni giocatori, ma non dei campioni. Se non hai il Jolly, allora è la squadra che deve giocare. Non capisco perché l'Atalanta deve essere più forte di noi, o la Fiorentina deve essere più forte di noi, o la Lazio. Non hanno dei numeri in più. Però giocano di squadra, quindi tante volte fanno delle prestazioni molto interessanti e importanti. Vanno magari a vincere partite che non avevano chance o comunque. Non in cui avevano... erano sfavorite. Esatto. E, e secondo me, poi nessuno entra in campo per perdere, cioè, uno quando entra, soprattutto loro che sono dei professionisti, non devono voler perdere, devono solo poter vincere. Quindi è chiaro che poi le competizioni la vince una persona sola o una squadra sola però bisogna entrare in campo sempre con questa determinazione Grazie ecco Marco credo è un'osservazione interessante io la svilupperei ulteriormente dopo sentirei ancora questo parere perché insomma è un po' il, il tema della giornata visto che poi si parla della partenza di Win. però c'era un'altra telefonata pronto? pronto buonasera sono Massimo D'Accorsico buonasera, buonasera Massimo, Massimo. Buonasera. buonasera dottore sento una cosa adesso vi dovete abituare anche voi a fare il mercato con i fichi secchi come l'ha sempre fatto Augilio in questi anni per noi. Ora Leonardo deve dimostrarsi all'altezza e prendere qualcuno che sia veramente all'altezza senza spendere tantissimi soldi, facendo dei prestiti tipo Rafinha o tipo Cancelo che poi abbiamo visto come è finita Beh. e secondo me Mina domani non, non parte battuto perché comunque in una partita secca conta anche grinta, voglia e determinazione. Io vi faccio un grosso in bocca al lupo, perché siete i miei cugini. E cosa ne pensa lei, dottore, di questo Milan? Che Berlusconi, poi tra l'altro ha già speso un milione e mezzo per il Monza, poteva rimanere al Milan come Moratti, poteva rimanere all'Inter, facevamo due grosse squadre, e Milano era contenta. Buonasera e buon anno. Grazie, grazie, grazie. Massimo. Ma, sai, sul fatto questo fair play finanziario va rivisto e corretto perché comunque l'Inter è stato notevolmente penalizzato e il Milan rischia, rischia di esserlo. Sicuramente ci sono delle cose da rivedere. Berlusconi e Moratti non potevano restare più alla guida delle rispettive società perché ormai anche il passivo accumulato era notevole e le risorse a disposizione non erano più quelle di un tempo. Il Milan non parte battuto, ma la Juventus, almeno fino a questo momento, tranne che in Champions League, ha dimostrato di essere imbattibile. Ecco Furio, c'è anche una domanda che ci arriva <coughs> da casa, da Alessandro, che chiede, il centrocampista che ci serve? Non poteva essere il ritorno di Kuzka, milanista dichiarato, ragazzo educato e giocatore di buon livello, invece va al Parma? Sì, Kuczka poteva, poteva esserlo già all'inizio della stagione, però il problema è che c'è bisogno di un pensatore, di un altro biglia. Kuczka è più un giocatore di forza, un giocatore di, di, di corsa, secondo me farà molto bene al suo rientro in Italia, al Parma, però non è quello che serve al Milan. Ecco, abbiamo il nostro collegamento telefonico con Andrea Ramazzotti, inviato a Jeddah per il Corriere dello Sport. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Andrea, grazie, grazie. grazie per la tua disponibilità. Ecco le ultimissime su Milan-Juventus. Il Milan-Juventus: già la formazione era abbastanza scontata, e così anche adesso a poche ore praticamente dal, dal fischio d'inizio. Ma guarda, iniziamo dal Milan, direi che si va verso eh, il 4-3-3 visto sabato scorso a Genova contro la Sandoria con due modifiche, ovvero Donnarumma al posto di Reina e Calabria al posto di Abate. Il resto dovrebbero essere tutti confermati con Pachetà a centrocampo e Castiglieco avanti su Borini nel tridente offensivo per sostituire. Suso, eh, poi naturalmente che si Baccaio come in mezzo, Romagnoli e Zapata in area di rinnovo al centro della difesa, Rodriguez a sinistra, Higuain centravanti e, e l'ultima maglia sarà naturalmente quella per Ceranacro. La Juventus? Lato Juve. Eh, lato Juve c'è qualche dubbio in più, eh, direi che non ci sono dubbi su Scesni eh, in porta, eh, i, quattro, i quattro in difesa dovrebbero essere Cancelo che ha recuperato e comunque avanti su Desciglio, i centrali saranno Bonucci e Chiellini, a sinistra Alexandro, in mezzo sono sicuri Pianic e Matuidi eh, con Bentancur che... Leggermente avanti su Kedira, e poi eh, i tre davanti di Bala e Cristiano Ronaldo, naturalmente titolari certi. Per la sostituzione dell'infortunato Mandzukic da Glascosta e Bernardeschi in ballottaggio, direi 51% da, da Glascosta, 49% Bernardeschi. Ecco, qui in Italia, come puoi immaginare, qui a Milano si sta parlando tantissimo della vicenda. Iguain. Abbiamo parlato con il direttore Iacobelli, c'è anche Marco De Micheli di calciomercato.com in collegamento col Milan Club Saronno. E a che punto è questa, questa trattativa, questa telenovela? E questa sera è previsto un incontro fra Milan e Juventus a Jeddah, i, i due stati maggiori si incontreranno per parlare della, della questione. Qual è il borsino di Huain lì a Jeddah dove ovviamente... Eh, si aspetta la partita, ma dove si parla tantissimo di questa situazione? Ma guarda, io non so, stasera c'era una, una scena di gala, ma, ma, ma Leonardo è rimasto a, a Milano e Paratici non c'è andato. Quindi sì, chiaro, le due, dirigenti sono, le due dirigenze si sono incontrate. Ma insomma, un po' mi sorprenderebbe se a 18 ore o quante sono dalla, dalla partita si fossero messi a discutere il futuro di, di Higuain. Io credo che sia un argomento che sarà trattato con, con calma da giovedì prossimo. Se quella di domani sarà l'ultima partita di Higuain col Milan o la penultima. E magari giocherà anche lunedì prossimo a Genova contro il Genoa, lo vedremo. Eh, certo è che in questo momento le parole di Gattuso, anche se non ha ancora alzato bandiera bianca, stasera ha detto a me: non ha ancora comunicato di voler andare via. Eh, al di là di questa frase, lasciano intendere che, che è tutt'altro che certo di poter contare su Higuain. E poi i movimenti di Leonardo in Italia confermano che insomma che il giocatore lascerà, lascerà il Milan ecco, poi, eh, a, me, eh, me, a me Andrea ha impressionato un'altra frase di Gattuso di perché gli hanno chiesto poi se ti può, potrebbe dispiacergli o meno, ha detto beh non mi dispiacerebbe più di tanto, lasciando intuire che se lo aspettava, se lo aspettava da tempo, l'aveva fatto capire anche nel corso di diverse conferenze stampa prepartita a, a Milanello, ma è così semplice la situazione, perché poi Milan-Juve ok, Chelsea-Higuain eh, il Higuain, eh, va bene, vuole il Chelsea, ma il Chelsea vuole Higuain, soprattutto alle condizioni... Della Juve, risulta che il Chelsea punti a un prestito di un anno e mezzo, quindi a una situazione più diluita nel tempo anche per il pagamento e anche per il convincimento che Higuain possa essere l'attaccante giusto per Sarri. Sì, un prestito per un anno e mezzo secondo me poi la Juve dovrebbe allungargli il contratto, no? perché se no, in caso di mancato riscatto, a meno che non venga messo un obbligo di riscatto, no? perché se no. Certo. Eh, si arriverebbe nel 2020, Gulina avrebbe un solo anno di contratto, tornerebbe alla Juve, di fatto la Juve sarebbe cioè tra virgolette morta, nel senso, chiaro. queste sono situazioni in cui hai un giocatore con un solo un anno di contratto e non ti rinnova il contratto e quindi lo perdi, lo perdi, dopo sei mesi, perché poi può firmare e lì ci sarebbe eventualmente da rinnovare il contratto di Higuain con tutto quello che ne consegue, perché andando al Milan Higuain ha spuntato un aumento del, del contratto che aveva la Juventus da 7 milioni e mezzo, nei prossimi due anni ne percepirà 9 e mezzo, quindi sono una valanga di soldi e la Juventus non so se è disposta a fare un'operazione del genere credo che la Juventus magari mandandola al Chelsea vorrebbe che il Chelsea garantisse un obbligo di riscatto che sia quella prossima estate o quella nel, nel 2020 per risolvere la vicenda e togliersi dal bilancio l'ammortamento eh, vediamo, io credo che un dato importante sarà anche quello per capire il sostituto di Guain perché è chiaro che Guain avrà anche deciso di andare al Chelsea, la Juve sarebbe eventualmente, sarà anche d'accordo però eh, c'è bisogno che il Milan trovi un sostituto all'altezza ora sembra che le attenzioni più che su sommorate si stiano rivolgendo su Pionte Piontek, ecco, però comunque anche questa è una trattativa. È un nome, fare, è un nome ecco. che come tu ben sai rimbalza da, da ieri e mm, soprattutto il Milan potrebbe diciamo, aprire un altro paracadute a livello economico-finanziario con la cessione di Cialanoglu all'Ipsia, una cessione che potrebbe fruttare dai 20 ai 22-25 milioni di euro, dipende dai, dai bonus, perché comunque sembra che, eh, che Piontek interessi più che di Higuaín qui c'è la sensazione per ti ripeto però tu la, 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 la situazione la conosci meglio di chiunque altro a Jeddah c'è la sensazione eh, che come Higuaín rischi di non essere più un attaccante del Milan, Piontek dovrebbe essere il suo sostituto sì, sì, no, ma quello sì, è chiaro che ci, ci guadagni, cioè prendi un attaccante che ha un ingaggio totalmente differente, prendi un attaccante che ha un'età totalmente differente, però prendi anche un attaccante che non ha certo il, il tra peso di Higuain a livello internazionale, un attaccante che comunque Higuain quando lo hai di fronte, Higuain sta bene, è un giocatore che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa eh, eh, mi verrebbe da dire quasi solo perché si chiama Higuain, certo. ecco, perché comunque si può fare sempre la giocata, Piontek che ha dimostrato adesso un ottimo calciatore in questi sei mesi e comunque da attestare nel, nel lungo periodo e soprattutto è da testare in una grande squadra come il Milan, direte voi, anche Cardi quando è arrivato all'Inter aveva fatto una sola stagione alla Sandoria e poi ha fatto 120 go 121 gol con la maglia dell'Inter, dico d'accordo, eh, però comunque... Eh... L'inserimento in una grande squadra come il Milan a stagione in corso è una cosa non facile. Chiudendo, vi dico solamente di Ciananoglu: eh, sì, è vero, potrebbe andare via anche Ciananoglu, però se va via Ciananoglu eh, va, va rimpiazzato perché, comunque, eh, Ciananoglu nell'equilibrio della, nell della squadra è un giocatore importante una domanda velocissima poi ti salutiamo Ramsey è il nome del giorno a Torino sembra aver fatto le visite in gran segreto centrocampista dell'Arsenal si dice che la Juve lo voglia addirittura subito a gennaio invece che a giugno è una possibilità bisogna vedere la cifra io eh, da tra virgolette profano intendo non dal dirigente della Juve eh, rifletto sull'eventualità di, di pagare Adesso, quindi una ventina di milioni come chiede l'Arsenal o di prenderlo a parametro zero, anche se il parametro zero non è perché poi ci sono le commissioni da pagare alla gente. A giugno, eh, insomma, 20 milioni per sei mesi mi sembrano tanti. Se le condizioni sono queste, secondo me la Juventus non, non, non lo paga all'Arsenal. Ecco. Grazie, grazie Andrea. Grazie, Buona tutti, come sempre. buon lavoro, grazie. Andrea Ramazzotti, grazie. inviato del Corriere dello Sport. Noi ci fermiamo ancora per pochissimi istanti di pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Ancora qui con noi al Barbiere Furio. Ci è arrivato un altro messaggio sì. di un tifoso che è convinto che l'uomo del match di domani sarà Cutrone. Il nostro tifoso non si firma, ma saluta le nostre tifose del Club Stella. Quindi io tornerei. Da Marco per parlare un po' eh, di campionato a questo punto, perché sì, c'è cioè la grande sfida di domani, ma si riapre il campionato questo fine settimana, quindi la partita di domani può servire da svolta? E come dicevi tu, Furio, è raggiungibile questo quarto posto? Le nostre tifose cosa ne pensano? Marco, sì, una partita che si giocherà lunedì alle tre di pomeriggio, anche questo ha scatenato qualche polemica. Contro il Genoa, in quel Genoa non ci sarà Piontek perché è squalificato, però potrebbe essere l'ultima di Piontek con la maglia del Genoa e magari poi diventare l'inizio della sua avventura con la maglia del Milan. E quindi chiedo, come vedete il Milan in vista appunto della, della partita di campionato contro il Genoa? Allora, secondo me un po' la, la partita adesso di Supercoppa Sarà un po' il punto di svolta o non svolta del campionato, nel senso che una vittoria contro la Juve potrebbe dare. <ride> e non guardate male. Però vabbè, effettivamente potrebbe. Dobbiamo dare... dire che Miriam è una delle più ottimiste. Tra le tifose, tra le tifose milaniste. Perché sentivamo prima anche le telefonate, quasi tutti i milanisti. Dicevano di partire già battuti, invece Miriam no. Lei crede no, comunque che si può fassecca, fare. Non mai dire mai. No, no. Che no. poi non partiamo come favoriti va bene, però bisogna crederci sempre. Il problema no, potrebbe essere un po' un punto di svolta, nel senso che potrebbe dare a tutti quelle cariche e quella convinzione. Per dare in questa seconda parte di campionato una svolta, una carica e il quarto posto. Il problema è prima che la svolta, secondo me, va data, va data, diceva bene prima anche Sara. Che va data alla squadra. Cioè, questo, questo non può essere il Milan. Un Milan che si è barreso dopo vent'anni in Europa League, un Milan. Perché comunque la vittoria è diventata l'eccezione, non più la regola, per carità è inutile guardare al passato, però stiamo parlando sempre del Milan. Il fatto che Leonardo sia rimasto qui a Milano non sia andato a Jedda, una trasferta non brevissima ma nemmeno poi così lunga, vuol dire che evidentemente il direttore sportivo rossonero ci sta dando veramente dentro tanto per cercare di ristrutturare, di ricostruire questo Milan. Centravanti è fondamentale, sappiamo che si cerca un centrocampista. Probabilmente si potrebbe fare anche un doppione di tutte e due. Ecco, vediamo se al telefono c'è un altro tifoso milanista. che Questa sera sono numerosi e hanno voglia di sfogarsi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, io sono Franco, sono di Milano. Buonasera milanista. Franco Milanista. Buonasera. Io guardi, devo dire una cosa un po', magari. A me gattuso non piace assolutamente io vedo il Milan giocare gioca sempre male non penso che i giocatori che ha il Milan sono tutti così scarsi come eh però Franco perché... in questi ultimi anni abbiamo cambiato il Milan ha cambiato due volte società ha cambiato da Allegri in poi sei allenatori e avrà cambiato una cinquantina di calciatori quindi non è una novità che il Milan non sia più il Milan e soprattutto forse magari non gioca bene è Gattuso però è... Mi sembra quantomeno concreto. Non è una novità sì. questa, questa, osservazione giusta, ma purtroppo che non trova, non trova una soluzione immediata, penso. Io guardo, dottor, sto soffrendo perché sono milanista. Io voglio bene al Milan, a me, sia sì, anche Rino è stato un Mila, ma... I giocatori, gli allenatori passano, ma il Milan rimane. Io e sono per solo per il, per il Milan e vedo, vedo giocare una squadra senza capo né coda. Ero a San Siro con la Fiorentina, ma ce la piace? Ma, no. Eh, ma sì. no, no, non mi piace come gioca, assolutamente no. C'è da, da, da dire, Franco, io non sono né per gli alibi che, o né tantomeno per. per per impiagnistei e rimpianti che la sfortuna di Gattuso a livello di infortunati è stata notevole. A un certo punto quando ha giocato contro il Parma, lei se lo ricorderà, Abate e Centrale era proprio perché era arrivato insieme a Zapata, era perché era arrivato proprio alla frutta. E a Centrocampo si è visto quando erano infortunati Biglia, lo stesso... Lo stesso Bertolà, lo stesso scusi Bonaventura, squalificati contemporaneamente Baccaio e Chessy, ha dovuto far giocare un centrocampo assolutamente, non d'emergenza, esatto, brava, imp improvvisato. Bisogna avere pazienza, bisogna sperare che qualcosa cambi fin dal, dal mercato e ci vuole aria nuova e ci vuole un pochino più di ottimismo. Io me lo auguro per il mio Milan. perché non. Assolutamente, certo. Speriamo, speriamo da domani tu. sera. Grazie Franco, Grazie. buona serata. Puri, buona appunto, sono più le telefonate demoralizzate, però era interessante l'osservazione della nostra tifosa a Saronno che diceva ci sono squadre piccole con non grandissimi nomi, ma che riescono in qualche modo a fare squadra, a rimanere compatte e a portare a casa anche hanno, dei risultati. Ma hanno, come sanno benissimo le amiche eh, di, di Saronno, dalla eh, maglia del Milan, della Juve eh, e dell'Inter, hanno un peso specifico notevole. Potremmo fare decine di esempi su tutti i fronti di calciatori eh, promettenti, giovani, italiani, eh, stranieri, eh, strapagati... Da, dal punto di vista del cartellino, che sono arrivati qua e, e sono scomparsi, sono diventati desaparecidos, hanno retto eh, pochissimi, pochissimi mesi. Il caso più clamoroso è, è quello di Guain, che dopo sei mesi mi ricorda Fernando Torres: ve lo ricordate, Fernando Torres con Inzagli? Eh, che se ne andò dopo sei mesi, arrivò destro e siamo caduti dalla padella nella brace, se possibile, decimo posto di de, de, de Pippo. Allenatore del Milan. E poi mh, non sto a parlare di, di altri esempi altrettanto clamorosi. Il problema è che qua è tutto, tutto più difficile, molto graffitificante dal punto di vista della fama, dal punto di vista della popolarità, dal punto di vista economico, però è veramente, eh, è veramente complicato. A proposito di situazioni complicate, eh, Marco, approfitto della tua. Della tua lungimiranza e della tua cultura mercantile, perché apro una breve parentesi nerazzurra azzurra, non me ne vogliano le amiche di Sanonno, ma oggi Icardi ha tuonato ancora a proposito dell'Icardi dei, a proposito del suo contratto e a proposito del suo futuro. Fai un attimo il punto della situazione che penso interessi a tutti a, tutti a questo punto. Sì, Icardi attraverso i social network, attraverso Instagram ha fatto sapere ancora una volta di non avere alcun accordo con l'Inter e soprattutto ha dichiarato che non c'è neanche un appuntamento fissato per questo incontro tra Nara, che è la sua moglie e agente, e la dirigenza dell'Inter per parlare appunto del rinnovo di contratto che è attualmente in scadenza nel 2021. Un segnale come tanti ne ha mandati in questi giorni Icardi e anche come ne ha mandati... Vandanara del fatto che la trattativa non inizia nel migliore dei modi diciamo che la volontà da parte di entrambe le parti c'è ed è quella di continuare insieme l'Inter vuole rinnovare il contratto di cardi. è disposta anche ad alzargli l'ingaggio al momento l'offerta che ha fatto l'Inter è di 6 milioni e mezzo 7 con, con i bonus l'Inter e Icardi scusate Vandanara e i cardi ne chiedono 9 quindi ci sono questi 2 milioni di differenza che ballano, c'è da discutere della clausola rescissoria che al momento è di 110 milioni di euro. L'Inter vorrebbe toglierla nel nuovo contratto. Vandanara vorrebbe alzarla, magari portarla a 150 milioni di euro, ma non toglierla del tutto. Quindi eh, i Cardi e Vandanara vorrebbero ma tenersi come una scappatoia, una via di fuga dall'Inter. Toglimi, Marco, toglimi una curiosità: ma in tutto questo bailame che ormai prosegue da mesi, perché in effetti, come sostengono dall'Inter? non c'è mai stata un'offerta concreta cioè nessun grande, grande club si è proposto si è, ha parlato più o meno chiaramente poi sai nel nostro mestiere non è che devono esserci per forza le famose virgolette ma quando parte, quando parte un certo sciame quando parte un certo tsunami poi si va tutti dietro e si alimenta però non c'è mai stata un'offerta concreta Real Madrid, Liverpool Chelsea, Barcellona Forse si è parlato tanto, tanto di Juve, però allo stato attuale delle cose questo non c'è. Perché secondo te è la realtà dei fatti oppure in realtà poi alla fine qualcosa verrà fuori in maniera come talvolta accade fin troppo clamorosa? Sì, fino al momento offerte concrete l'Inter non ne ha avute, un po' per l'alta valutazione perché tutte le squadre sanno che l'Inter valuta i Cardi 110 milioni di euro, quindi quelli della clausola recissoria e l'Inter non è intenzionata a fare sconti a nessuno, quindi chi vorrà i Cardi dovrà pagare questi 110 milioni, un po' secondo me fino alla scorsa estate almeno per il fatto che i Cardi lo avevamo visto soltanto nell'Inter, soltanto nel campionato italiano. In questa stagione invece ha dimostrato di saper far bene anche in Champions League. Ha fatto 4 gol nelle 6 partite del girone che ha disputato l'Inter. Ha segnato anche in partite importanti contro il Tottenham, contro il Barcellona. Secondo me questi segnali apriranno poi a un'eventuale offerta in arrivo per i cardi la prossima estate. Grazie Marco, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono io. Buonasera, nome e da dove ci chiami? di Bergamo, Giacomo. Giacomo, buonasera. Buonasera, Giacomo. buonasera tifoso del Milan. Bene Giacomo. Ha una voce squillante, ottimista? Sì. Bergamaschi ma sono... Bianca Rivera. <ride> Siamo un pochino indietro. Giacomo, come va a finire domani sera? Un pronostico? Si vince. Si vince. Avevo detto che aveva una voce ottimista. Uh, sì, sì, Quando partono un po' più squillanti I Bergamaschi squillanti. sono fantastici, non li ferma nessuno. Allora si vince chi è che segna Giacomo a questo punto? Ma io penso, guarda, il migliore, dai. Il migliore del Milan, dai. E chi è il migliore, secondo te? Per me sono tutti. Sono tifoso tutti, a prescindere. Sono tutti, tutti. Il e... Milan è tutto nella vita. Giacomo, ma visto che hai solo certezze, beato te, Iguain deve restare o se ne deve andare? Ma per me deve andare via, eh. No, non ti piace, non ti prende? Non no, ti... è lento, è diventato... È diventata un'altra persona, dai. Sì, in effetti non è certo quello di Napoli e Juventus, è eh, soprattutto oh, sì. del, del, del Real Madrid. È Chi prenderesti? Lento, ti prenderesti Ti piace Piantec, piantec del Geno? Bisogna Genoa. provarlo. Bisogna provarlo. Oh. Eh, perché, però quando lo paghi, poi dopo ce l'hai. Ma l'ha preso quello. Non è, che puoi fare, non è che puoi fare solamente una prova come se fosse un Noi Abbiamo un bel cotrone, dai. Abbiamo un bel Beh, cotrone. Beh, sì, infatti. Sì. Sì, guarda da Cutrone, poi... se si chiamasse Cutrigno sarebbe un fenomeno se fosse brasiliano, solo che è nato qui a pochi <ride> chilometri da Como, a Parè, e, oh, e allora siccome Milan, Cutrone, io, Cutrone non va bene. Io amo il Milan, non c'è una cosa migliore del Milan. Bravo, sono d'accordo con te. Da grazie. grazie grazie mille buona Giacomo, serata. buona serata. Bene, torniamo a Saronno. Come vedete qui, fra nostalgici anche un po' datati, beh, io sono il primo. E, e, e qualche ottimista c'è eh, sempre però al di, là, al di là di questa Supercoppa che ovviamente non può condizionare in maniera totalitaria sia nel bene che nel male la stagione del Milan ehm, in questo girone di ritorno ecco io parlo soprattutto magari con, con Alberta che è una veterana quali sono gli errori che non deve commettere il Milan l'anno scorso ci, il Milan si è giocato ti ricordi Alberta la zona... La zona Champions facendo tre flop clamorosi, due contro il Benevento, sconfitta e pareggio quello famoso col colpo di testa e una clamorosa sconfitta a Verona, cioè contro la penultima e l'ultima del campionato. In questo girone di ritorno cosa bisogna fare? Eh, non è semplice. Le bisogna cercare di giocare di come, come hanno già detto prima la squadra, campionati. cioè anche all'andata abbiamo perso delle partite, pareggiato delle partite assurde. Eh, bisogna dare di più. E qui anche l'allenatore deve dare anche lui qualcosa di più e intanto, intanto chiederei alla regia se ci può mandare in onda La, la schermata della ventesima giornata ecco, o la Prima della schermata direi la telefonata Facciamo punto. una telefonata ancora, pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Egidio, chiamo da Milano Buonasera, buonasera, buonasera Egidio, eccoci Buonasera a voi, eh, innanzitutto sono d'accordo con il con me. Con signora... Adesso, guardi, io, fedele, Furio o Fedele, mi chiami Fabio. Eh, mi scusi se... No, ma non si preoccupi non so, Ero d'accordo con Icardi, cioè, ah, eh, ha, ha perfettamente ragione, non c'è un'offerta. <ride> cioè, se no io lo darei via subito, eh spazio a... Però, deve, a però, però, Egidio, allora. poi bisogna trovare un sostituto da 121 gol in 5 anni, non sono pochi, eh? Eh, ma magari ce l'abbiamo già, perché qua non si dà fiducia ai giovani, cioè l'autorità cioè Martinez? Mh, o, o, oppure. Mi scusi, che non sento perché ho abbassato il televisore. Eh Bravo, deve abbassare, abbassare il volume del televisore. No, ho abbassato completamente, non... però non sento lei. No, eh, l'Autaro parlava di ah. giovani, a parte che Icardi compie fra poco 26 anni, quindi è ancora giovane, soprattutto calcisticamente parlando. Ma l'Autaro Martinez potrebbe essere già il sostituto di Icardi in questa Inter? No, magari ne prendi un altro, tipo Pionte, che si parla di Milan. Eh, eh, sì lo prende l'Inter e Icardi se ne va con tutti i problemi di, tutta, di tutto quello che è intorno, perché cioè sinceramente, però, però lei aveva ragione che non c'è un'offerta, però Igidio Icardi ha sempre risposto presente a questa Inter, un esempio, si diceva, si diceva che non aveva esperienza in Champions League, e non mai, anche perché non l'aveva mai disputata, tantomeno con l'Inter. Pronti via, Champions League, girone di qualificazione, sei partite, e quattro gol. Poi è andata a finire come è andata a finire. Cioè non è, non è uno che si fa aspettare, è uno che c'è. Io personalmente lo preferisco di gran lunga a per una questione, secondo me è più forte Icardi adesso a 25 anni di Higuaín quando aveva 25 anni, tanto per farle un esempio pratico. Però mi perdoni, le faccio una domanda. Giocano tutti per lui? Hanno preso quanti esterni hanno preso per fare i cross solo per lui? E cioè... eh beh, però il, il gioco è questo: i cardi lo devi utilizzare in questo modo come fionda, come bazooka, come, come arciere nell'area nell di rigore. Anche perché se poi le segna vuol dire sì, che gli acquisti fatti fa, intorno a lui funzionano. E anche, anche un Inter, un Inter che poi ha avuto. adesso ha costruito una difesa molto forte. Quest'anno sta mancando clamorosamente Nai per problemi fisici, però mi sembra che Icardi sia sempre stato presente, anche nei momenti, momenti peggiori. Non è certo di peso da lui se l'Inter si è affacciata ad esempio in Champions League solo quest'anno. È... Passando degli anni un po', un po' bui sotto tutti i punti di allora, vista. Allora, come ha detto lei, perché non c'è un'offerta reale di una grande ma società? No, no, eh, ma forse anche per la volontà del giocatore, perché tutti, cioè, al di là ovviamente delle cifre, si sa anche che la volontà di Cardi Guardi, è quella di non spostare. La verità spostarsi. è che Icardi e soprattutto la sua moglie, la sua procuratrice, e sicuramente anche la, la sua musa ispiratrice, la moglie Mandanara, si trovano molto bene a Milano. Soprattutto Icardi all'Inter è un re e lo considerate tale e, e secondo me è tale. Altrove a eh, Real Madrid rischia di essere uno dei tanti, non mi sembra che sia un tipo a cui può piacere la Bundesliga o forse la Premier League, non adesso, e vuole cercare di restare qua all'Inter. Del resto se il, suo, se il suo ingaggio in questo momento è di 4 milioni e mezzo, più bonus, potrebbe arrivare a 6 e poi dopo c'è il 50% dei diritti eh, d'immagine. Rispetto non solo ai Higuain, ma anche a molti altri attaccanti in Italia e all'estero, viene sottopagato per quello che rappresenta. Io, le Guardi, faccio... io, io non lo so, eh, secondo me è circondato male. Eh, poi la, la finisco qua, poi vi lascio andare in trasmissione. Poi no, faccio una battuta, eh, una battuta, però non la prenda come. Allora, a eh, centrocampo l'Inter manca un giocatore che porti via gli avversari. Sì. Eh, io prenderei la, la conduttrice così almeno gli avversari così si distraggono, era, era un così. Co Allora l'Inter di allora, vince tutte le partite, glielo sì, garantisco. Ma qualsiasi squadra vincerebbe tutte le partite. È troppo buono fuori, così, con delle capacità grazie. tecniche ah, una battuta. Buona no. serata. Grazie e... buona Apprezzabile, serata. apprezzato, Arrivederci Cilio. No, grazie. Bene. Ecco, magari rivolgiamo la stessa domanda uh, a Marco sul discorso dell'ingaggio di Cardi. Cioè, l'ingaggio di Cardi in questo momento, probabilmente se fosse in, in qualsiasi altra squadra, sarebbe scontato che eh, crescesse. Marco, i tifosi cosa pensano? Stanno dalla parte del giocatore? Stanno dalla parte eh, della società? Cioè, come mai c'è se sempre questo tira e molla in qualche modo, al, arrivati al momento del rinnovo del contratto di Cardi? C'è sempre un po' perché la famiglia Icardi probabilmente vuole gestire in questo modo la trattativa, cioè a Vanda Nara soprattutto piace rendere pubblica una trattativa che invece l'Inter magari preferirebbe tenere privata, lo hanno detto abbastanza chiaramente Ausilio e Marotta nelle ultime settimane. L'Inter gradirebbe che questa trattativa appunto rimanesse negli uffici e negli incontri poi che le parti ma avranno Marco, e non Marco. Eh, sbandierata. Sì. Marco ma l'arrivo di Marotta. Dirigente che non ha bisogno di presentazioni, non avrebbe dovuto essere anche una specie di ottimizzatore, un, un argine, diciamo, un, un, diciamo un qualcosa che avrebbe potuto anche rendere un pochino meno, meno corrosiva questa trattativa. Invece c'è stato addirittura un, un aumento di quella che dal punto di vista calcistico e contrattuale è una conflittualità che mi sembra increscendo, soprattutto dall'inizio di quest'anno, del 2019. Sì, per quel che riguarda la trattativa per il rinnovo di Cardi, non si è ancora vista la mano di Marotta. Dove si è visto invece l'intervento di Marotta è stato, secondo me, nelle multe, ad esempio, a Angolà, nella multa nell'esclusione per una partita dopo i ritardo agli allenamenti, nella multa ai Cardi, che una settimana fa si è presentato in ritardo al rientro dall'Argentina. Secondo me, in queste piccole cose... Si sta già vedendo l'intervento e l'ingresso in società di un uomo, di un dirigente forte come Beppe Marotta, che è il dirigente che ha costruito poi la Juventus insieme a Fabio Pratici, la Juventus vincente di questi anni. Nella trattativa per i cardi, per il nuovo di cardi, ancora non si è vista la sua mano. Io penso che, però, quando inizieranno davvero gli incontri, quindi quando questo affare entrerà nel vivo, ci sarà anche un abbassamento Beh. dei toni a livello mediatico Adesso, da parte di Cardi. però basta di parlare di Cardi e dell'Inter perché si stanno spazientendo giustamente le, le tifose. tifose. Infatti vedo Sara che annuisce con un, una certa grinta. Io vorrei costrua. fare una domanda ad Alberta perché ricordo quando ero stata io ospite per il collegamento lì da voi ricordo che eravate grandi eh, tifose sostenitrici di Gattuso mentre dall'affermazione poco fa della Presidente mi è parso di capire che forse tutta questa fiducia non ci sia più. Beh, gattuso giocatore non si discute, Gattuso allenatore qualche errore per me l'ha fatto e lo sta facendo, anche nella gestione dei giocatori e specialmente in alcuni cambi. Anche per esempio sabato io avrei visto Cutrone prima <ride> al posto di... Di Borini avrei messo decisamente prima Cutrone anche perché avevamo bisogno di segnare. Poi, vabbè, Patrick è un grande e ci ha impiegato eh, poco a darci una mano, ti dico, ti, però insomma. Alberta, è un'osservazione pertinente da un punto di vista tecnico: c'è da dire che. Come l'anno scorso, Carinic e Andre Silva eh, dovevano essere considerate ovviamente le prime scelte. In quanto Carinic l'hai pagato 25 milioni, Andre Silva 38, Cutrone 1200 euro, quando aveva 7-8 anni, ti ricordi? Lo stesso Higuain ti eh, condiziona le scelte perché, innanzitutto, è Higuain poi ha pagato un prestito mostruoso da 18 milioni di euro e un ingaggio ancora più mostruoso. E Cutrone ne sta facendo le spese. Speriamo che non ci sia il 2 senza il 3, nel senso che Cutrone merita secondo me di essere titolare in questo Milan. Poi ci sono degli equilibri. Devi com comunque avere una, un, un attaccante alla sua altezza, e non è facile trovarlo. Ha segnato 27 gol in una, in una stagione e mezza. Vediamo come com andrà eh, a finire. Rino eh, si è venuto a trovare fra parentesi anche lui fra due fuochi, due società diverse, due proprietà diverse, sempre lo stesso obiettivo, lo stesso tormentone, questo quarto posto che è diventato l'incubo di tutti i milanisti. E soprattutto non ho sentito parlare, facevo prima riferimento a Franco, se non sbaglio, tifoso milanista, che gli fortuni sono stati devastanti. Per più, per più di una partita ha avuto fuori praticamente un'intera squadra e non è semplice poi gestire delle, delle situazioni dove, dove, dove fai fatica a giocare, dove fai fatica a fare risultato, dove fai fatica a tenere risultato, come è successo contro la Lazio, come è successo contro l'Atalanta. Secondo me ha fatto, sta facendo il suo, certo che anche lui deve fare meglio perché sennò il quarto posto non lo ottiene. Ecco. ecco, vogliamo vedere velocissimamente perché siamo in chiusura. la classifica il prossimo turno. Esatto, Abbiamo sì. gli ultimi minuti, quindi velocemente riepiloghiamo. Questa è la classifica attuale, il Milan Ricordiamo, in totale. Ricordiamo sì, che sono passate 19 giornate, esatto. ri, ricomincia il girone di, di, andate, di, ritorno. di ritorno. Questa è la classifica dopo le partite del 29 settembre. E, pardon, del 29 dicembre il Milan è quinto è un testa a testa per il momento con la Lazio però attenzione che come vedete la Roma è in ripresa la Sampdoria è, è sempre lì e soprattutto è in ripresa l'Atalanta con la Fiorentina il Torino sembra un pochino meno, meno convinto e convincente. Il prossimo turno che si svilupperà da sabato... Si parte sabato a, con la Roma alle 15. E si concluderà lunedì con i posticipi Genoa Minana alle ore 15 e Juventus Schievo. Perché? Perché ovviamente di ritorno giovedì da Jeddah è giusto dare... Un giorno di, 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 di più che di riposo, di allenamento, di defaticamento in più a, a entrambe le, le protagoniste di gente. Su questo non ci sono problemi. Noi ovviamente commenteremo questa ventesima giornata a martedì prossimo. Direi che a questo punto è arrivato il momento dei saluti. Andrei di nuovo da Marco De Micheli e dalle sue tifose del Milan Club Stella di Saronno. Buona serata, Marco, e grazie alle nostre tifose per averci ospitato ancora una volta. Grazie mille. Grazie Ciao, buona serata a tutti voi. Oh, Grazie, ciao. a presto, Grazie. buona partita, speriamo. Eccoci Furio, dicevamo, commenteremo insieme la prossima giornata, le prossime partite, si ricomincia, si ricomincia col campionato con la Serie A e poi a seguire con le Coppe. Sì, ci sarà la Coppa Italia, ci, per le, praticamente a cavallo fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio ci saranno, quarti, ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia, spicca fra, fra tutti ovviamente... Milan Napoli a tre giorni dopo la partita di campionato, spicca anche Inter, ehm, Inter Lazio, è una Coppa Italia che come spesso accade vede le prime otto de della classe eh, sfidarsi poi, tra sfidarsi loro, poi fra loro, secondo me chiusura. è una formula anche questa che va rivista e corretta cercando di renderla più spettacolare purtroppo penalizzando magari... Le squadre meno rappresentative, però la gente vuole spettacolo e potrebbe essere concentrata in una fase della stagione anche, magari sul finire con un torneo, un mini torneo come, nel, come accade nel basket: le final 8, magari giocate in tre stadi sulla Riviera Adriatica, comunque in posti dove c'è bisogno e c'è voglia di calcio. Ecco, per renderla anche meno scontata, noi vi racconteremo tutto questo, ci vediamo martedì prossimo, sempre qui su Espansione TV, sempre verso le 21.20. Grazie per essere stati Grazie. con noi. Grazie, Buonanotte. Buona serata e buonanotte.